Dal libro del profeta Ezechiele. Una voce potente gridò ai miei orecchi: Avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti, si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiano. Agli altri disse, in modo che io sentissi: Seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà. Non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Disse loro: Profanate pure il tempio, riempite di cadaveri i cortili. Uscite. Quelli uscirono e fecero strage nella città. La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del tempio del Signore, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele, lungo il fiume Chebar, e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti, e ciascuno quattro ali, e qualcosa di simile a mani d'uomo sotto le ali. Il loro aspetto era il medesimo che avevo visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava diritto davanti a sé.